Bentrovati a Poetando Ergasterio. Celebriamo questa sera il poeta Silvio Raffo, bentrovato. Grazie anche a te. Reduce da un successo direi strepitoso. strepitoso. Peccato che non ci sia stata la cerimonia. Perché Mi ha ringrazio. vinto Silvio Raffo il premio Lord Byron eh? 2021. 2021 con... Un libro di poesia e un libro di prosa, un romanzo. Eh? Due libri. Eccoli sì, qua, ce sì, li ho in sì. mano entrambe le sezioni: entrambe le sezioni. Eh, Quindi, non me l'aspettavo assolutamente, anche perché io non avrei neanche partecipato a questo premio. Mi ha sollecitato Alessandro Quasimodo, che ne che era: figlio il di Salvatore Quasimodo. figlio di Salvatore Quasimodo attore. Molto versato nella, nella dimensione culturale, insomma, e, e, e ho partecipato e ho vinto tutte e due le sezioni. Meglio così purtroppo eh, non c'è stata la premiazione, perché per le situazioni che conosciamo, è stata, è stata annullata, e quindi ho ricevuto il premio a casa. La Beh, dicitura eh. precisa del premio è questa: per la diffusione culturale, di letteratura di alto profilo. Quindi è abbastanza... Beh, presigiosissimo, alto profilo. Partiamo <ride> da questo libro di poesia, essendo noi a poetando eh. La ferita celeste. Ah sì, questo è stato pubblicato un paio d'anni fa dalla Vita Felice, la casa editrice di Milano ed è eh, un testo in cui sono raccolte una settantina di, di, di poesie è un volume in cui sono raccolte una settantina di testi sulla tematica della ferita tutti noi abbiamo una ferita che è quella della nascita no? eh, di cui rechiamo segno anche nelle nostre membra e il taglio, no? noi lasciamo separati però prima ancora della ferita eh, Infertaci nella nascita, eh, mi piace pensare ad una ferita ancestrale, insomma, ad una separazione da un regno in cui eh, la nostra anima era sicuramente più eh, felice di quanto si trovi imprigionata nel corpo. Però dico che questa ferita è celeste, è una sorta di ossimoro, no? Perché, lo dico in una poesia specifica, nel ricamo della mia vita. Agli orli dorati il dolore. Il pugnale che incide la ferita è l'ala di un celeste tessitore. E quindi, come spesso nella mia poesia, c'è questa dimensione ossimorica: insomma, c'è una ferita, però l'ha fatta un angelo, tutto un discorso simbolico naturalmente, e quindi non ci disperiamo. Non ci disperiamo, ma io riprendo subito i quattro versi che si trovano ah, proprio sulla copertina. Ma eh, quelli sono troppo cattivi. Chiedo conto a Silvio Raffo di questi versi, perché c'è anche un Dio in anarcatura, eh, un in enjambement, come si dice, ma io uso i termini italiani e preferisco parlare di inarcatura. Compì quel solo errore, Dio, e qui in, in arcatura con la virgola, potestà infinita. Donò ad Adamo il cuore e il seme della vita. Allora, hai scelto la poesia più terribile, però l'ha messa anche in copertina l'editore, non lo sapevo io. Allora, compì quel solo. Si intitola L'Errore di Dio. Compì quel solo errore Dio, potestà infinita. Duno ad Adamo il cuore e il seme della vita. Sì, diciamo che a volte ai poeti piace anche esagerare. Eh, il concetto è questo: io mi sono immedesimato in quello che potrebbe essere stata la reazione degli angeli alla creazione dell'uomo. Eh, gli angeli non credo che siano stati molto entusiasti quando questo mostriciattolo è stato generato, insomma, eh, perché presentivano forse che sarebbero stati insomma, molti guai quelli che erano collegati alla nascita dell'uomo, tuttavia la vita è un'avventura meravigliosa. Che gli uomini siano in gran parte idioti è una realtà contro la quale non possiamo fare nulla. Ma Ora, Dio era... ha donato solo il cuore ad Adamo, ma la mente gli ha, gli ha regalato il serpente attraverso la mente. Il primo a Perché... parlare fu il serpente. Eh, ma il serpente e convincendo Adamo, eh sì, su suggerimento sì, anche di Eva, a mangiare la mela, eh sì, attimo, toglie dirlo, Adamo. Perché è proprio questo che dico, si vede che anche senza leggerlo hai presentito che parlavo di questo. Eh. Non dice come nasce la parola, il sacro testo, dice unicamente che Dio impose ad Adamo quella sola legge. L'idiota non gli diede ascolto, temendo un bene gli venisse tolto, e il secondo a parlare il serpente. Bene. Grazie Silvio, il tempo vola e quindi passiamo ah, ecco, anche romanzo. al romanzo che troppo ha, spesso si trascura la prosa. Esatto. Nel mio Ti caso si ha consegnato il premio eh, sempre il Byron. Byron. Nel mio caso non è fuori argomento parlare di un romanzo, perché come è stato osservato da alcuni critici molto in gamba, la mia prosa è una prosa abbastanza poetica. C'è addirittura chi ha ricostruito un, non dico un intero capitolo, ma quasi di, dello Specchio attento eh, come se fosse poesia, dividendolo in versi. Sì, ma io ho trovato, Quindi, trovo tanti endecasillabi. Ecco eh, anche, eh, mi ricordo Raimondo Fassa individuò in un mio romanzo rimasto inedito, Lanciera degli Ocorno, un numero altissimo di endecasillabi. È molto interessante questa cosa perché non è che io lo faccia pensandoci. L'Indecasillabo si vede che è talmente dentro, dentro infatti, che viene da sé. Sì, sì, sì. È un esercizio che fa acte non vocatus. Bravissimo. È un, è un esercizio che io ho fatto con Manzoni nei promessi sposi. La ricerca di Indecasillabi. L'ho fatto anche con qualche romanzo di Silvio Raffaele. Eh, questo è molto interessante. Allora, il segreto di Maribel. Queste due meravigliose creature, la copertina è stupenda di Daria Petrilli. Sono le due protagoniste Aurelia. E Maribel, Aurelia è l'istitutrice, Maribel è la sua pupilla, un nodo molto forte, forse morboso, le lega, cercheranno di separarsi, la vita le separerà, però poi si rincontreranno per il giorno fatale di entrambe. Nella trama ci sono anche, non potevano non esserci, dei, delle, morte, delle morti sospette, eh? dei delitti, diciamolo pure. Questa mia passione per il giallo, per il thriller, finisce quasi sempre per affiorare nelle mie storie, che sono delle storie di legami particolari, difficili, mh, avvolti da una sorta di sortilegio. Sempre molto inquietanti e sempre molto inquietanti, perché io non amo le situazioni in cui eh, l'autore rasserena il lettore con il pre confezionati lieti fini e tutti questi vissero felici e contenti, ma do, quando mai? Ecco, voglio dire, non mi piace illudere il lettore che la vita sia rosa e fiori, mi piace accompagnarlo sull'orlo di un abisso, affinché eh, avverta quanto di misterioso ci, è, ci può essere in lui e lo affronti, anche se è sull'orlo di un abisso, proprio per questo lo affronterà meglio e non precipiterà mai, quindi i miei personaggi sono spesso ehm, perseguitati da una sorta di maleficio, maledizione, oppure da un amore impossibile, sempre comunque da qualche cosa che non ha niente a che fare con i rapporti comuni. Bene, dei due libri che hanno vasso il premio Lord Byron a Silvio Raffo abbiamo parlato, eh, Il giovane dolore è un altro libro che ho in mano, l'ha citato prima Silvio Raffo, poi abbiamo le mitiche muse del disincanto di cui avevamo già parlato in una puntata precedente che sarà presto ristampata sì e vorrei però chiudere siamo proprio in chiusura eh, parlando di un altro premio letterario che andrà in scena il 19 di marzo ah ecco ti sei ricordato bravo allora eh, ho l'onore di presiedere un premio che mi auguro finalmente sia un premio del tutto serio, e ci metterò tutta la mia volontà perché ciò accada, un premio di poesia, premio di poesia Maria Luisa Spaziani, non poteva essere che intitolato a lei, eh, figura di assoluta sovranità nel panorama della poesia femminile del Novecento, oltre che musa della poesia fedelissima e devota e mia grande amica eh, di cui non sento la mancanza perché di chi abbiamo amato veramente non sentiamo mai la mancanza anche quando se ne va e l'ho intitolato eh, La Volpe di montare perché eh, sapete bene che Maria Luisa era chiamata la volpe già in famiglia, ma non perché fosse furba, proprio il contrario, perché era come un'affettuosa presa in giro di una ragazza che era sempre un po' fra le nuvole, no? Ecco la volpe. Poi invece l'hanno rovesciato e hanno fatto di lei una figura astuta, cosa che non era assolutamente. Bene, come vorrebbe Maria Luisa eh, e questo è chiaro per ciascuno dei giurati, le scelte saranno fatte in assoluta serietà e con il privilegio sempre della forma, ossia la cosa più importante, come deve essere in tempi di disorganiche strutture e di perdita del senso della melodia, come purtroppo sono gli ultimi decenni, ma adesso c'è una lieve rinascita per fortuna anche melodica. Quindi sarà sempre tenuto presente il piglio personale, il tono personale e l'impronta anche melodica. Eh, il premio sarà conferito in quattro sezioni fra l'altro, eh, nella giornata vicina a quella del giorno internazionale della poesia il 19 marzo a Torino, città natale di Maria Luisa. Bellissimo, e eh, allora Silvio Raffo riesce anche a nobilitare i premi letterari. Ricordo una frase di Leototot che mi sembra suonasse così: An écrivain qui rientra un prix lettéré est désonore. No? Uno scrittore che riceve un premio letterario è disonorato, ma non capita così a Silvio Raffo. Spero di no. Che sa anche nobilitare i premi. Eh, è mio dovere. Il, è bene, mio dovere. Per la sua alta arte. Grazie a Silvio Raffo. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a voi, e chiudo, chiudiamo con un verso di Silvio Raffo. Vedersi o non vedersi non altera l'amore, se si è raggi di un unico splendore. Mai la quercia vedrà la sua radice, ma è quella linfa a renderla felice.